mi ricordo? Adesso te avevo chiamato. Hola a todos, bienvenido. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí andamos en Tarifa, en KTS. Ciao, siamo a... Dobbiamo parlare in italiano, ricordatelo. Dobbiamo parlare in italiano. Aspettiamo un attimo che devo collegare con Instagram, mi dice che c'è un piccolo problema. Ah no, su questo funziona, su questo qua va benissimo. Ok, sì, dobbiamo parlare in italiano, è vero. Quindi sì, dobbiamo Maria... ricordare questo. Un francese e un argentino che parlano in italiano. Sì, dunque sarà un po' diverso l'italiano questo. Un po' diverso. Problemi tecnici a posto? Siamo entrati tutti e due, ci sentiamo. Se c'è qualcuno che è là dall'altro lato che vuole inviare un messaggio su Facebook, Mario Certa, eccolo lì, Mario Certa che si ride. E comunque, gente, se volete partecipare, potete sempre... scrivere su Facebook dei CAO, della EUO, sul YouTube anche, su Instagram, i commenti di Instagram noi non possiamo vedere. Quindi se siete seguendo da Instagram, vi prego e volete parlare, inviate un messaggino dal Facebook. Quindi siamo qua per presentare un po' l'IWO con Mariano Lorenzetti, IWO Training Master, e anche soprattutto creatore con me e una decina di persone dei contenuti IWO. Cosa ci puoi dire veloce sull'IWO, Mariano? Prima buonanotte a tutti che siano in linea. E dunque che dopo possiamo dire che questo è nuovo. E tutto quello che è nuovo, come sempre, deve iniziare, avere un po' di spinta all'inizio. E credo che noi abbiamo un sacco di forza per fare questo e per avere una buona spinta per iniziare questa nuova avventura di IWO. Esattamente. E quindi la IWO è cominciato, è uscita in un mese fa. E già abbiamo i primi corsi, che infatti in questo momento c'è il primo corso di istruttore in Olanda, fatto con un altro training master che si chiama il signore Stefan Zatz. Sì. Abbiamo già un po' di gente che saluta, Mario Certa, Guido, Bic, Marica, Simone, saluti a tutti. Se avete delle domande, ragazzi, siamo qua per rispondere. Come ha detto Mariano, è una nuova avventura. Mi ricorda un po' ai inizi della ICAO, che siamo veramente nel momento di prova ed errore, che infatti ieri abbiamo fatto un Zoom meeting con tutti gli examiner per condividere un po' delle tecniche su cosa è migliore per insegnare, per non insegnare, il materiale, i provando basicamente. Perché te, Mariano, non hai ancora fatto un corso. Quando sarà il tuo primo corso di istruttore? Io, da istruttore di IWO, ho programmato uno a ottobre a Gran Canaria. Benissimo. Mi hanno fatto la richiesta, questo è stato abbastanza interessante, di che loro mi hanno fatto la richiesta, perché più o meno hanno la gente interessata per farlo adesso. Sì, perché la gente si comincia a insegnare da un po' qualcuno e poi vuole la certificazione, ovviamente, e il livello per poterlo dopo farlo in tutto il mondo. C'è da dire che per chi è un istruttore ICAO, facciamo ancora, nel tempo non durerà eternamente, ma facciamo ancora, diciamo, un po' il ponte fra le due organizzazioni, valoriamo il brevetto ICAO. Per chi sa fare wing foil, bisogna, tra virgolette, solo passare il coach livello 1 e questa persona diventa ovviamente IKO coach wing foil, ma anche IWO istruttore. Dico che questo, questo io credo che è la base più importante che noi abbiamo oggi per i WO, è questo, di fare il traspasso l'istruttore ICO che hanno un sacco di esperienza di fare lezioni, tutto questo, al nuovo sport del wing. Abbiamo trovato una forma facilissima di farlo, facilissima.
semplice e per tutti un campo aperto per lavorare in tante altre cose, in tante altre scuole. So, non perdere l'opportunità, questo è importantissimo, di non perdere questa opportunità. Io credo che come la ICO tanti anni fa hanno detto, ah, la ICO, la ICO, la ICO, la IWO oggi sembra un'avventura, come abbiamo detto, però credo che sarà importantissimo nel futuro. Assolutamente, e quindi per quelli IKO instructor che ci guardano e vogliono fare questo percorso è andare semplicemente nella pagina IKOINTL.com e fare questo qua, diventare un coach IKO. E ovviamente quindi c'è un esame in linea, c'è da inviare un Il video video. facendo già i tac, che in italiano sarebbe strambata Di virata. Virata, Sì, grazie. anche qua, guardate, c'è Daniele, un altro vero examiner, IWO. Buonasera a tutti, un piacere, ciao. Buonasera Ci siamo. Daniele. Daniele è stato uno della base più importante in creare questo manuale. Sì, dunque dobbiamo ringraziarli che ha lavorato un sacco per creare un sacco di standard, la certificazione, i livelli, tutta questa cosa. Sì, per me è un piacere far parte di questa nuova avventura e appunto con questo nuovo sport Wing Foil che ci ha preso e ci sta prendendo un po' a tutti e devo dire che è chiamiamola droga, una iniezione di novità e di nuove esperienze e quindi una forma in più per unire tutti gli sport d'acqua, diciamo. Quindi io trovo che Wing Foil è proprio, diciamo, la fusione tra windsurf, kite, surf, stand-up paddle, quindi è un insieme di tutto, quindi ottimo. Mi fa piacere condividere questo momento con tutti voi. Bella frase che hai detto, Daniele. Il wing foil è la fusione di tutti i wing sport, sport di acqua piuttosto. È vero, non l'avevo mai visto così, ma è una bella cosa che hai detto, è assolutamente vero. Prende un po' di tutto e lo mette insieme. Esattamente, Quindi, sì. come dice Guido qua nel chat, dice che è anche bello tornare beginner e imparare un po' un nuovo sport, perché per gente come noi che fa kite da 20 anni, arriva un momento in cui il kite, sì, con l'arrivata dell'hydrofoil, ha fatto un bel cambio, ma c'è un momento in cui uno si cerca un po' delle nuove sfide e il wing lo è. Quanto si impara, ragazzi, in quanto tempo si impara questo sport per la gente che ci guarda e vorrebbe un po' farlo? Facciamo una doppia, vado dall'altro lato, così possiamo parlare tutti Ma insieme, dai. io mi sono immischiato nel vostro live e non voglio prendere protagonismo. No, non è importante, non è Dai, importante. ci sei, Noi sei siamo con un noi, team, a ragazzi. voglia. Siamo tutti un team, dunque non è importante chi è in fronte alla camera, sennò è inutile che possiamo dare l'altra gente. Dai. Senz'altro, no, rispetto a quello che chiedevi, Vincent. Diciamo che le tempistiche di insegnamento dipendono chiaramente dal background, dalle esperienze che uno ha su altri sport d'acqua. Comunque diciamo che una media tra le 6, 8, 10, 12 ore per arrivare a diciamo gestire quello che è il wing, la tavola e un primo approccio con l'elemento mutante che è il famoso idrofoil. Quindi ecco, con la parte difficile da gestire, chiaramente la parte comportamento tavola e tavola in volo, ovviamente. Quindi ecco. Ecco, idrofoil, cos'è l'idrofoil, ragazzi? È questa cosa che avete visto già ormai anche sui barchi, sui tavoli di surf, che fa, come ha detto Daniele, che fa volare la tavola sopra l'acqua appena prende un po' di velocità. E quindi confermi, Daniele o Mariano, che questo è un po' l'aspetto un po' più complicato per imparare, no? Sì, uno viene, arriva del windsurf, è un po' più facile, però se mai ha fatto qualcosa del genere, o kite idrofoil o qualcosa del genere, non è tanto facile, però non è neanche matematica o fisica nucleare. Se puoi fare, se puoi imparare,
e noi, e Daniele stava facendo lezione, gente che mai ha fatto qualcosa sull'acqua e non è che non arrivano, arrivano diversamente che il kite. Questo sport è più facile e sicuro, la gente si sente più sicura sulla tavola di idrofoil o di wingless, diciamo. Dunque c'è un sacco di gente che non era in grado o non si sentiva in grado di fare con il kite, con le linee, tutto questo, che ora sta entrando in acqua e cercando la libertà con il wing. Dunque crescerà e crescerà un sacco questo sport. E io sono un po' perso perché sto guardando il video, è fantastico le cose che fanno questi ragazzi con le onde. Sì, che sicuramente quello che per quelli che non sanno, quando in questo momento del video vedete che un hydrofoil quando comincia a spingere l'onda, lui non utilizza più il wing, è solo l'onda che spinge. E ovviamente, qua in questo momento c'è una bella sensazione per chi lo pratica perché è veramente libertà. E hop, finisce l'onda e si riprende un po' di vento. Per tornare a riprendere un'altra ad vitam aeternam, comparato con la gente che fa surf, che sono io, che si torna molto più veloce al principio del peak che con il remo. Quindi, per questo è una bella cosa. Sì, questo anche è una parte del sport. Io credo che, come all'inizio di tutti i sport, ci sono la gente che sa fare un po' questo sport e mette la direzione, come questo ragazzo, in fare onde e tutta questa cosa. Però io ho un amico che è Luciano Sigli, che lavora in Mallorca, tiene alla scuola di Wing a Mallorca. Tu lo vedi facendo salti con il wing, è incredibile anche. Di aerial, di lui che fa, e tutte queste cose che lui sta facendo sono di altro mondo, realmente. E noi abbiamo visto qua anche gente allenando per fare il campionato di freestyle, e stanno facendo cose che sono incredibili, la verità. Troppo veloce, sta evoluzionando, Sì, evolendo, no? sono Evolutivo. giovani. Sì, velocissimo. Tornando un po' a questo, che abbiamo Seagull of Quiet che dice: ciao, quest'anno sto imparando il wing, prossimo anno fare un corso per diventare istruttore. Io ho messo il link sulle piattaforme di dove andare, lo possiamo far vedere un po' a qualsiasi persona interessata. Per diventare un istruttore IWO si va su IWO, IWOENTL come internazionale.com e là troviamo un corso di istruttore. Corso di istruttore ci sono a una scuola che conosco che si chiama KTS Tarifa in Spagna. Non so se è una buona scuola che voi due potete ricomendare, ma siete Sì, dentro, siete un po', dentro ora. no? Da 20 anni. 20, esatto, quest'anno anniversario KTS. 20 anni, Sì, bravo, sì, bravo. sì. E adesso con questo nuovo anche input, grazie al Wing, quindi ci dà energia per altri 20 anni. Quindi sicuramente Bastoni, abbastanza. con le Forza, wing. siamo giovani. Sì. Stiamo lavorando 18 anni insieme, Daniele e io. Già. Ah, quanto amore. Come fai per Il mio fratello sopportarlo d'Italia. per 18 anni, Daniele? Questa sarà sempre la domanda. Come sopporta? No, Daniele è Bel troppo team, bel team. bravo. Bell'equilibrio. Bad cop, good cop. Esatto. Sì, per terminare, quindi scegliete un corso, ragazzi. Questo qua è già cominciato. Prossimo sarebbe con Daniele. E ovviamente per fare il booking, se fa il clic a chi. E già possiamo fare il booking direttamente dalla pagina. Da ricordare, Vince, dalla gente che non c'è bisogno di essere ai KO, No, eh? Sì, gli istruttori KO hanno un ponte adesso per arrivare più veloce, però se non sono istruttori KO possono diventare istruttore IWO anche facendo il corso istruttore, eh? esattamente, e questo è per gente che non, questo discorso per gente che non è IKEA. Sì. Abbiamo un Simone, bellissimo, prossima settimana andrò a fare un corso nell'unico centro IWO della Sicilia, a Mazara del Vallo, e spero di poter migliorare presto e diventare coach di Wing.
Questo è la scuola del nostro caro amico Mario Certa, che anche Aikeo Examiner non è ancora Aiwo perché sta praticando. Tutti stanno adesso praticando come Maria, no? Come Daniele, per diventare migliore e No, sempre. Daniele. Daniele non ha bisogno di praticare. Ma Daniele. sempre bisogna, sempre c'è bisogno, dai. Sicuramente Daniele è il più bravo di tutti sul wing. Abbiamo un'altra domanda di Guido. Adesso su 10 persone, questo sarebbe un po' per Daniele, quanti windsurfisti, quanti kiter e quanti senza esperienza cominciano o provano il wingfoil? Avete un'idea così? Grosso Ma modo? io direi un 30%, cioè si divide proprio quello che è la percentuale. Io trovo che si stanno avvicinando a questo sport tanti kiter che hanno già raggiunto un livello alto, quindi non trovano più tanti stimoli nel kite e quindi vedono nel wing, come si diceva all'inizio, una nuova sfida e quindi una motivazione in più. Vedo anche tanti windsurfisti che sono sempre, hanno rinnegato il kite per ovvi motivi che non c'è bisogno specificare, però che comunque non si sono trovati con lo sport, però sì che nel wing ritrovano quella sensazione del windsurf e con quella novità idrofoil, libertà e così via che gli aiuta a, come dire, anche a loro a trovare emozioni nuove, però è anche vero che si stanno avvicinando anche tanti nuovi, diciamo, praticanti, nuove, una comunità di persone che magari o perché il windsurf era troppo difficile per il materiale, per la complessità L'attrezzatura. dell'attrezzatura, o perché il kite lo vedevano troppo pericoloso, ecco, nel wing trovano questa sicurezza e comodità di poter praticare anche più o meno ovunque. Ecco, quindi io direi che in percentuale c'è un mix. Ecco, io parlo dall'esperienza tariffa, quindi a tariffa, come sapete, è anche una destinazione molto variata. Quindi qui ci troviamo soprattutto, vabbè, d'estate, ecco, magari tanti persone che vengono a fare una vacanza e hanno provato il wing come novità, però comunque anche tante persone con tanta esperienza e quindi ecco, qui a Tarifa si ritrovano le condizioni e quello che è la logistica dello spot ideale per far wing. Bene, buono, buono. Noi qua a Cavarete mi sa che ancora un po' meno, perché Cavarete come tariffa è anche un posto mitico di windsurf, quindi abbiamo sempre i soliti che tornano, che fanno sempre windsurf, i kiter ovviamente molto, e il wing è ancora, sta cominciando, stiamo vendendo ogni volta un po' di più, ma secondo me un po' indietro comparato con tariffa. Io sono stato ora a Portogallo la settimana scorsa e mi ha sorprendito a vedere tanta gente facendo wing. C'erano posti che erano più wing che kite. Anche quando sono stato a Canarias, no? Il Medano in Canarias, un sacco di gente facendo kite. So, dunque ci sono qualche spot che sono un po' più avanti che altri. Cioè, facendo wing, scusa. Secondo me dipende anche un po' dalla comunità, anche dalle condizioni del vento. E dell'accesso, chiaramente. Qui a Tarifa si vedono ancora tanti kite e il kite ovviamente continuerà a crescere e comunque a mantenersi perché comunque l'emozione che ti può dare il kitesurf è comunque quell'adrenalina che il wing in molte persone non lo ritrovano perché ecco io a Il volte salto. faccio ecco sì perché col kite si salta di più c'è cioè come dire, questa possibilità di volare in alto, in aria. Quindi ecco, potrei paragonare il kite come un ballo rock and roll heavy metal, e invece il wing un ballo tipo swing, valzer, un po' più classico, Più diciamo così. romantico. Ecco. Che romantico, eh sì, e sono, se cercano cose diverse, come hai detto bene, sicuramente tanta gente che non ha voluto provare il kite per paura,
ma che sta sempre a sentire un'attrazione al mare. Sono questa gente che si innamoreranno del wing, perché ovviamente il wing, il vantaggio comparato con il kite, non ha, è tutto qua, è tutto insieme a te. Non c'è questa aquilone che sta a 25 metri, che non vedi più e che magari ti puoi Ne mettere ha a calare. 25 metri perché non è ICO, eh. Lo Se sapevo. è ICO, è più vicina, la vela è più vicina. Il La kite, vela, la il vela, kite, la ho fatto la vela, la vela. vela, il kite è più vicino, la culone. L'aquilone. Guido, molto attivo, per l'aspetto aereo, il wing foil è più o meno pericoloso del kitesurf? Ah, Bella tricky. domanda. Per l'aspetto Aerial, aereal inteso come salti in salti. aria? Immagino che sì. Dovete pensare che il kite ha questo dell'idrofoil, no, sotto l'acqua, è grande e duro. Sì, dunque è importantissimo nel kite, sul kite, il casco, il giubbotto e tutto questo, però credo che nel wing è fondamentale. Non credo che nessuno dovrebbe fare wing senza casco e giubbotto, almeno un impact. Sì, e questo è anche più radicale, no? Il salto in questo. E anche ricordate che ora sì, nel wing si usano le leash di tavola, dunque non va via, eh? Rimane vicino. E anche altra cosa che quando stai imparando, quando uno prova di fare un giro con il wing e sbaglia, il wing si gira dall'altro lato, dunque è facile cadere sopra. Facile cadere sopra, sto montando un po' delle immagini. Come ho detto Mariano, questa parte è molto dura e ovviamente si può anche rompere il wing con facilità, nelle onde, quando si entra, si esce o si cade sopra, e uno si può fare un po' male. Quindi sull'aspetto aerial sicuramente lo più pericoloso è questo, del wing, e ovviamente il kite più pericoloso sarebbe andare in condizione troppo forte, di fare un salto un po' troppo grande comparato con quello che si aspettava, no? Sì. Sì, allora ricordate anche che l'idrofoil spinge un sacco, stanno facendo con il kite e l'idrofoil stanno facendo bigger e impressionante anche. Però il wing anche, come ti ho detto, Luciano Sivili, è fantastico vederlo fare salti e fa qualche cosa che sono incredibili e Sì, che anche. libertà. E secondo me veramente la cosa più bella è quello che abbiamo visto prima, è quando si prende l'onda. Per chi è un po' surfista, le piace l'onda, questo momento in cui si possono prendere onde che non sono da surf, che deve veramente essere così, un'ondina un po' di mezzo del mare, si prende e si segue veramente fino alla fine dell'onda, fino a che finisce. Può veramente essere incredibile con questo. Sicuramente Daniele, quando esce un po' di belle condizioni, come sta facendo adesso il ragazzo sul video, Non vedo sicuramente. l'ora, non vedo l'ora che arrivi di nuovo qua, un po' l'inverno, lo swell, stiamo aspettando il passaggio dell'uragan Daniele, tra l'altro, Daniele, che tanto grande. si parla, e dovrebbe portare un po' di swell da lunedì e martedì, speriamo anche con un po' di vento, e chiaramente non queste onde come queste nelle immagini che stiamo vedendo, però comunque C'è solfeo. qualcosa di movimento, non c'è bisogno che rompa tanto, basta che ci sia l'ondulazione, e questa ondulazione crea questa energia che ti permette di surfare e di goderti il free surf che si chiama, senza l'utilizzo del wing. Ecco, quindi. Guarda che bel swell che ci sta arrivando noi, il primo della stagione. Per Ecco, voi? anche da voi? Acabarete? Sì, perché c'è l'altro uragano più giù. Allora, E guarda vorremmo che. vederti fare un po' di wing in questa suela a te, Vincent, o no? E Un video almeno. con questo swell, no, io andrò a fare surf. Wow. Io ho il problema che non ho più materiale. Io ho imparato un po' col materiale dell'amico. Adesso la mia progressione si è un po' spenta. Dovrei investire. Volevo andare dalla mia sorella Caroline, che ha un IWO Center, che è qua. Faccio un po' di pubblicità, che la famiglia, dai, Ah, 20 dove? holidays Complimenti. Dove? a Aruba. E quindi Mamma volevo mia. farmi una vacanza, Un andare a giro vedere un là, po' no? la.
la sorellina di praticare un po' là, in queste acqua piatta blu. Bellissimo posto comunque, se la gente non conosce te, Aruba, vicino a Venezuela. Sono piccole isole, c'è Aruba, Curaçao, i Bonaire, sono piccole, anticamente era la Olanda, non lo è più. E niente, piccole isole, paradiso, sempre vento, anche per il kite, una figata. Là c'è sempre, anche troppo, c'è sempre 35, 40, 40 nudi, tutti i giorni, come se fosse Tarifa, levante sempre, non finisce mai. È veramente Interessante. Pensa che, ecco, restando in famiglia e allacciandomi al discorso Evo Center, io anch'io ho mio fratello che vive a Porto Rico e lui a San Juan, e ho visto che proprio lì a San Juan c'è un Evo Center anche, uno dei pochi, uno dei primi, e anche noi avremo la fortuna questo Natale di andarlo a trovare, quindi ci ospiterà a casa sua e approfitteremo di andare a conoscere questo Evo Center e di ovviamente anche Fare un portarci il botto. materiale e fare wing, perché come sai Lena, mia moglie, anche lei è ammalatissima col wing e quindi piuttosto lascia a casa, non so, per dire la valigia La con i roba. vestiti dei bambini piuttosto che portarsi il materiale da wing. Ti sei sposato con la giusta, bravo Darini, bravo. Sì. Comunque, Kite Puerto Rico, posso dare la mano in fuoco perché un altro carissimo amico mio, quando vai là, lo saluti da mia parte, si chiama Dylan. Va bene. Dile a Dylan di organizzare un corso IWO per quando Daniele è lì. Stiamo provando. È vero che quando possiamo provare quando vai là? Questo sì. Magari a gennaio, sì, io dal 22 dicembre al 6-7 gennaio sono là, quindi magari possiamo, ecco, una cosa spontanea così si può vedere di organizzare. Niente. Niente. Grazie. Mariano sempre pensa al business. No, ma comunque Importante anche. se hai voglia di lavorare un po' durante il tuo, dopo ne parliamo, ma comunque Volentieri. qua sto sulla pagina IWO allo stesso tempo e vi faccio un po' vedere che funziona come l'ICAO, scusa, e per trovare adesso quanti abbiamo, magari una più o meno 20 centri, quindi è veramente l'inizio. Scusatemi, oggi un po' la tosse, è giusto il giorno del live. Stamattina non potevo proprio parlare, immaginati. Questo Stamattina deve diventarsi sono vecchio. arrivato in ufficio, non potevo proprio parlare. E quindi non ho parlato in tutto il giorno a nessuno nell'ufficio, dicendo il poco di voce che ho oggi. Me lo guardo per questo live e dopo. Bene, vai, dai, inizia a fare domande che sono interessanti, dai. Usa la Scusa, no. voce per fare questo per la gente sapere qualcosa che sta scrivendo, qualcosa. Dino. Aspetta, no, avevo un commentario. Ok, sì, no, niente, che diciamo in più di questo? Il brevetto ICAO si rilascia in quanti giorni? Sono 5 giorni. Il corso, come si fa? Un corso, ci puoi dire due o tre cose? Corso istruttore con te, Mariano o Daniele? Come si sviluppa? Allora, come approccio, come primo, diciamo, passo, chiaramente crearsi, accedere al profilo Ivo, dalla web ivointernationalintel.com. Da lì, scegliere uno dei corsi già programmati e Scaricare. riservare quello che è l'iscrizione e da lì automaticamente si accede ai contenuti online di preparazione al corso, quindi aver modo di poter cominciare a studiare, leggere tutti i contenuti teorici per avere per arrivare con una buona base di conoscenze, ovviamente generiche, agli sport, di vento ed acqua. E nello specifico sulle attrezzature, aerodinamica e dettagli Meteorologia. sulla, ovviamente, meteorologia. Quindi, una volta completato tutto quello che è i contenuti teorici, si è preparati per partecipare a quello che è la parte live, diciamo presenziale del corso. Quindi nelle date prestabilite bisogna partecipare a Cinque questi 5 giorni. giorni di corso
intensivo 8 ore al giorno, quindi i centri mettono a disposizione un'aula teorica dove appunto vengono proiettate degli slider, diapositive, video e col manuale del modulo 2 presenziale, anche lì si consegna un manuale stampato a colori dove ci Adesso sono tutti i sì. Dove contenuti più specifici sull'insegnamento. si Quindi fanno esercizi teorici, visualizzazione, tutta la preparazione per fare la lezione live nella spiaggia che dopo si farà con allievo reale. esatto, quindi tutto quello che è la preparazione di un istruttore, tutte quelle che sono le conoscenze e la formazione dell'istruttore per essere in grado di poter insegnare, ovviamente sapere l'ABC, tutti i passi di insegnamento per quanto riguarda gli esercizi specifici, ma anche e soprattutto su quello che è la pedagogia, no? Quello che è psicologia, metodi di insegnamento, ecco. Sono 5 giorni molto Intensivi. intensivi, però molto completi, chiaramente poi con compiti, con presentazioni e ovviamente anche tempo, che è importante sempre per poter Oh, anche fare un po' un di po' di wing. wing, e che anche quello, cioè, non bisogna tralasciare la parte anche di miglioramento tecnico della persona che volesse migliorare Il delle suo livello. performance e il suo livello. Assolutamente, e io vorrei aggiungere a quello che ha detto Daniele, che hai menzionato il modulo 1, è importante per la gente che si iscriverà ricordare che come sono solo 5 giorni per diventare istruttore, tanto tempo e tan poco tempo allo stesso tempo, bisogna prepararsi bene e c'è un manuale, anche un modulo 1, dove c'è tutta la teoria per preparare bene il corso dei 5 giorni. È sempre importante prepararsi prima su queste cose perché è tanta informazione che arrivare tutto nuovo. Ovviamente questo come si fa a casa è la responsabilità del corsista e niente, quindi modulo 1. Simone, in acqua tra un kiter e un winger, come funzionano le precedenze, Sono ragazzi? sempre uguali, ragazzi. Le regole e le presenze sono sempre uguali. Il che ha più manovrabilità deve lasciare al che ha meno manovrabilità. Dunque, l'hydrofoil non gira tanto come un kite. Dunque, deve vedere se sta volando, se è un hydrofoil, un kite hydrofoil o un wing hydrofoil. Ricordate anche, perché questo è qualcosa che qualcuno non ricorda, che il wing si inizia senza volare, no? Dunque dipende il livello della persona che tu hai avanti o il rider che tu hai avanti, come funzionano le presenze. Questo è importante. Sì, quindi ovviamente la manovrabilità, evitare come, Mantenere le collisioni, distanze. ma diciamo sì, abbiamo la stessa manovrabilità. Mariano, come si fa? Sì, per ora il kite continua ad essere l'ultimo del tarro, diciamo. Sempre deve lasciare la presenza il kite tutti gli altri. Sì, ma c'è anche sempre la storia come si dice in italiano? Mura Starboard. dritta o Ah, mura bueno, sinistra? no, Mura lasciando dritta. questo, che dobbiamo sapere questo, no? Che Che tu mura lo davi dritta, per scontato, dava per quindi, scontato questo, quindi che ovvio, no? se Che chi va a mura destra ha precedenza, chi va a mura sinistra deve evitare, diciamo. assolutamente. E poi dopo c'è ovviamente la manovrabilità, il fatto che il kite con le linee e tutto questo, immaginiamo, stiamo facendo kite e c'è un piccolo wing. E noi passiamo sopra a 10 metri con tutte le linee sopra, questa persona non è una buona cosa perché immaginiamo giusto in questo momento succede qualcosa, tutte le linee sono attorno a questa povera persona, quindi il kitesurfista come semplice anche cambiare un po', sempre se passa a sottovento si va più veloce ad esempio e così non Sì, c'è problema. io davo per scontato questa parte, no? Stavo parlando tra due diverse Ma non tutti lo situazioni. sanno, non tutti lo Non tutti lo sanno. sanno. No. Io dico in più, ti dico che poca gente lo sa, che questo che ha mura destra,
al diritto del passo, però deve rimanere e mantenere la velocità e la direzione e la rotta. E il che va a una sinistra ha l'opzione di evitare in qualsiasi altra direzione. Questo, se non fanno gara, è difficile che lo conoscano bene questa regola di parità. Sì, e anche tutte le sezioni che ci sono, perché la gente pensa, io sono muro a diritta, quindi ho precedenza, posso saltare come voglio. No, non è vero. È vero. Sono muro a diritta, c'è qualcuno che sta entrando in acqua, non gli lascio la precedenza. No, non è vero in questo periodo. No, e lo peggio è credere che quando vanno in corso di collisione possano volinare. Se girano, cambiano il corso per volinare, la ruota per volinare. E quando tu, la verità dice che quando tu stai in gara o facendo qualche mura in acqua, se tu cambi a 5 gradi la direzione, hai perso la precedenza. Dunque questo è, se tutto il mondo conoscerà bene questo, sarebbe più facile fare tutto. Però la gente crede che avendo la precedenza possano fare quello che ti piace. E non è così. E non capiscono bene tutto, come hai detto te. Infatti, no, se vede, io lo dico qua in Cavarete, quando c'è tanta gente, se vede se nella tua zona, al momento che fai kite wing, la gente conosce o non conosce le regole di precedenza. C'è un mondo. No, quando stai con 10 persone che sanno, non c'è mai un problema. Quando sei con gente che non sa o interpreta male, è un casino. No, però ti dico che la maggior parte della gente non lo sa. O le ne frega, diciamolo così. Sicuramente, secondo me, non lo sa neanche perché tanti istruttori magari non lo insegnano bene o perché non continuano con i corsi. Anche per questo noi sui IKEA Center e IWO Center mettiamo ormai dei poster con le regole di precedenza. Un istruttore formato normalmente lo sa, quindi ragazzi, se guardate e non le sapete bene, è sempre buono. È come quando si guida la macchina, è importantissimo sapere le regole, così per la sicurezza di uno e il benessere degli altri. Posso leggere qualcuna cosa lì? Cosa dice? No, te guido, c'era un'altra. Avoid the collisions. Questo è ovviamente una delle regole, la regola la più, la golden rule, che l'abbiamo cambiato poco fa. Ormai tutte le regole sono importanti, ma siamo in mare o in lago, di solito c'è tanto, 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 tanto spazio. Proviamo di solito meno tariffa. Eh? Di solito meno in tariffa. No, anche in tariffa, eh. Anche in tariffa. Se fai il kite davanti al Chiringuito Agua, ovvio, ma se ti muovi un po', ci sono dei posti dove, se no puoi anche andare... Bene. Tu come lo vedi, Vincent, in Italia? Come va questo? Ci sono richieste? Tu che hai visto? Poco a poco si sono richiesta, ovviamente come la cosa è nuova, nuova, l'IWO c'è ancora tanta gente che non lo conosce, quindi per quello stiamo promuovendo, ma sì, si muove un po' tutto il mondo, avete visto prima tutte le scuole che abbiamo, questo è un mese fa, ce n'era meno della metà, quindi sì, si sta muovendo, come tutte le cose nuove, ovviamente bisogna un po' di tempo. C'è da dire anche che il mese di agosto la gente già di solito guarda meno i telefoni e tutte queste tipo di cose, ma noi siamo qua, i richieste ci sono tutti i giorni, ci riceviamo email a supports e cose del genere. Avevamo una domanda di Guido, c'è Max Piona che ci saluta, ragazzi, un Ciao altro Max, come va? un examiner, non è ancora IWO, Max, mi raccomando, devi fare questo, devi provare un po' di più. C'era una domanda ancora di Guido che dice, quindi meglio una tavola rigida o gonfiabile? Ragazzi, opinione. Questo oggi, ieri abbiamo parlato di questo e Daniele ha detto il suo punto di vista e io oggi ho visto qualcosa che mi ha cambiato un poco, perché ieri ero pensando, sì, Daniele ha ragione, ha ragione. Daniele ha detto che la tavola, non so, non ricordo con chi stava parlando Sì. te, che la tavola gonfiabile, quando hai la pina, diciamo, l'idrofoil, no, funziona tanto bene. Però oggi ho visto una ragazza, imparando a fare wing con un SUP, no? Diciamo un SUP gonfiabile, è caduto e la tavola le è venuta addosso. E credo che secondo il livello che tu stai facendo o nella scala di apprendimento, per l'inizio io recommenderei di fare
con il gonfiabile. Dopo, quando tu vai intentare fare con il foil, direi che no, però non so se tu coincidi con me. Sì, ecco, tutto dipende dalle misure della tavola. Chiaramente una tavola gonfiabile, il vantaggio che ha è prima di tutto la sicurezza, come diceva un po' Mariano, sul fatto se ci fosse un colpo all'inizio o uno non è molto pratico nel trasportarla. Ecco, quello ti aiuta a gestire meglio quello che è la tavola. Quello che vedo, ecco, un po' anche il peso ovviamente influisce, quindi essendo più leggera e più comoda da trasportare, però quello che vedo poi nel momento inizio volo, ecco, che una tavola gonfiabile, poi ripeto, dipende dalla misura, dipende dalla forma, dipende dalla costruzione anche della tavola, però mi rendo conto che il profilo della tavola non è così preciso e così, come dire, Liscio. liscio. E Mi soprattutto la raccomando. parte dei bordi della tavola sono abbastanza spessi, no? Quindi anche il problema che vedo, uno, la frizione che crea, quindi questa gomma sull'acqua, quindi frena un po' quello che è la velocità, e secondo, quello che è l'inizio del volo, quindi quello che è il momento io lo chiamo il delfino, no? Che comincia la tavola ad andare su e giù, ecco, una tavola gonfiabile. Si Come si ferma. arriva a ingavonare, quindi si ferma, si blocca, e mentre che un profilo di una tavola rigida permette di avere una sensibilità migliore sulla tavola, quindi più precisione, meno sensazione jelly, così come di una tavola Reagisce gonfiabile, più facile, reagisce più o più facile. veloce. Quindi ecco, io consiglio, se uno non ha problemi di spazio e di trasporto, comunque pensare poi nel momento che si comprasse una tavola di progressione, quindi una tavola che gli permetta di incominciare a volare, divertirsi, fare le prime transizioni, manovre. Il mio consiglio è che sia rigida. Poi i litri, la forma, le misure, chiaramente a seconda delle marche, a seconda del peso, ognuno avrà le sue necessità. Anche ricordare questo, che quando siete imparando, aspetta che mi stai, Ah, scusa. quando se siete imparando, voi usate l'attrezzatura della scuola. Dunque, le scuole avranno le gonfiabili per iniziare, e dopo non credo che c'è bisogno di comprare queste cose. Credo che prendendo due o tre lezioni in una scuola ti danno l'attrezzatura perfetta per evitare questo momento del colpo, della caduta e il trasporto. E dunque, quando tu arrivi alla tavola rigida, è perfetto, non c'è bisogno. Dunque, sono diversi livelli che tu la puoi usare, però io che sono anche nuovo nel sport, perché ho iniziato più tardi che Daniele, e sono ora in questo momento di iniziare a fare manovre, trattare di fare, completare tutte le requisite di IWO, ti dico che se nota la tavola rigida e se inizio a notare quanto più facile fare wing con le ali più piccole, no? All'inizio usano un'ale gigante e vai iniziando a diminuire il tamagno, e se per fare queste cose che stanno facendo nel video stanno usando 800 o Sì, meno, no? ecco il discorso idrofoil che come magari anche Le Vincent misure un po', esattamente. voleva Consigli per la parlare. gente. Ecco, anche quello che è la dimensione ala frontale, che poi in proporzione ci andrà il suo stabilizzatore, e quindi l'ala posteriore. Ecco, l'importanza dell'ala frontale è assolutamente, come dire, fondamentale. Quindi, per capirci, come funziona, per capirci. Diciamo, il sostentamento di quest'ala frontale è data dalla velocità del movimento del fluido. Quindi, col wing foil, la velocità, soprattutto all'inizio, è molto leggera. Quindi, abbiamo poca velocità, quindi poco spostamento di fluido. Quindi, avremo bisogno di un'ala frontale più grande. Che cosa ci permette quest'ala frontale più grande? Parliamo di un'ala frontale di misure tra i 1800 e addirittura 2000, 2000, 2200 centimetri Wow. quadrati. Ecco, quindi un'ala
di queste dimensioni a poca velocità ti permette di creare questo lift, questo sostentamento e cominciare a volare a poca velocità. Man mano la progressione e l'esperienza migliora, chiaramente uno andrà sempre più veloce. Me la metto avanti per farlo vedere. Noi lavoriamo con F1, ci sono diversi modelli, questo è il modello Phantom con diverse misure, questo che ha preso Mariano è un 800 e questo è un 1200. Queste si possono considerare già ali relativamente avanzate e piccole. Quindi, come dicevamo, man mano la progressione aumenta, quindi una volta raggiunte un'esperienza determinata nel poter creare una velocità superiore, quindi la tendenza è di ridurre la superficie dell'ala frontale. Cosa permette di fare un'ala frontale più piccola? Quindi di andare più veloce e di controllare anche il volo più facilmente. Inconveniente di un'ala più piccola chiaramente è farla volare, farla partire, quindi come si diceva, vantaggio alla grande, parte velocemente, immediatamente a poca velocità, però poi è difficile da controllare il volo di un'ala grande a una velocità notevole. Mi è capitato, per farvi un esempio, in negozio di domande da parte di clienti che mi dicevano trovo che arrivo a una certa velocità e la tavola tende a continuare a volare sempre più in alto. Quindi mi chiedevano se gli potevo consigliare un mastil, un albero, un piantone più largo. E io dicevo no, non è che mettendo un piantone più largo riesce a controllare meglio il comportamento della pinna, no? Cioè dell'ala frontale. Quindi quando un rider, quando un winger arriva a trovarsi in una situazione che sta volando, sta navigando con una certa fluidità, però si trova che a un certo punto perde questa aderenza di volo, è perché ha raggiunto un livello già avanzato e quindi può, ridurre la misura dell'ala frontale. Quindi le misure più usate potrebbero essere, poi dipenderà dai venti, dagli spot e quant'altro, comunque parliamo di 1500, 1200, 1000 centimetri quadrati e comunque per farvi capire, questi ragazzi che stanno surfando queste onde sicuramente non useranno più di 900, 1000 come massimo di superficie di ala frontale. E questo è importantissimo anche per questo che parlavamo prima, no? Come non comprare una tavola gonfiabile, è buono andare a una scuola. Io insisto in questo di andare a una scuola che ha l'attrezzatura corretta per ogni momento della scala della progressione, così non diventa tanto caro. La gente è troppo a paura del prezzo di questo sport perché lo fanno male. Vanno al shop e comprano lo primero che vedono, invece di provare, prendere lezione e andare dal 500 alla Ferrari, vogliono è più facile affittare il 500 fino ad arrivare alla Ferrari e non spendere tanto soldi in fare il cambio. Dunque per l'inizio delle sport le Evo Center saranno importantissimo per la progressione delle sport, aiutare la gente a farlo più facile, sicuro e economico. Assolutamente, un po' lo stesso discorso che le scuole, hai detto giustamente Mariano, questi sport l'attrezzatura costa tanto e l'attrezzatura con cui facciamo le 10-20-30 prime la ora, che è poco di pratica, non è la stessa che utilizzi dopo, quindi è un po' un peccato andare a comprare tutto nuovo per il principiante e poi fai 10 ore, 20 ore in acqua, che non è niente, se fa in vacanza, e già non è più adattata l'attrezzatura. Quindi le scuole sono per questo, si impara con uno come Daniele, Mariano, e ovviamente la scuola anche sarà quella che sicuramente, come Daniele, vende un po' di materiale, F1 nel caso di Daniele, e ti consiglia migliore, ti dice guarda, adesso si compri questo, non è adattato, perché abbiamo parlato della tala
della taglia dell'ala, c'è anche il tamagno della tavola in litri, ci sono tante cose, ovviamente la misura anche del wing per sé, e che dipende anche dalle condizioni di vento e del peso di una persona. Se io che peso 100 kg ne faccio, non è lo stesso che un ragazzino dei 40 kg. Perfetto, facciamo questo un po' più reattivo, dai, te mostriamo a tutti, le mostriamo alla gente le tavole, dai Dani, vieni qua, mostriamo la tavola, dai. Dai. Vai, perché sennò siamo noi e nessuno vuole vedere nostra faccia. Questo è KTS, guardate, abbiamo con un garage. Sì, abbiamo la fortuna di avere diverse attrezzature, diverse misure, quindi come si parlava, ecco, abbiamo la tavola più grande, scusa Mariano, passiamo di qua, è questa tavola gonfiabile, ne abbiamo due, che sono 180-160 litri, con questi facciamo le prime lezioni, quindi la prima esperienza, il primo approccio su queste tavole gonfiabili che parlavamo. Mostra che ha le pinne, no? Sì, ha delle pinne con la scassa, con la possibilità di inserire anche l'elemento idrofoil. Ecco, quindi è una tavola, come dicevo, molto leggera, facile da trasportare. Ma come vi dicevo, appena è possibile che l'allievo comincia ad avere una certa equilibrio, esperienza, quindi l'ideale è passare poi una tavola rigida. Abbiamo 120, 140, 120, 110 litri. 110 è la mia? E così progressivamente 90, 80, 70, 50 e addirittura questa è la prima, la più piccolina, 40 litri. La usi te? La più advanced. Come? La utilizzi te questa, la piccola? Sì, questa giornata di vento forte, questa è tra l'altro la tavola di Lena che uso anch'io, e quella che di solito uso io, che è la mia, diciamo, tavola personale, un po' più comoda, questa che sono 50 litri. Io peso 80 kg, 82 a seconda di quanta pasta si mangia, e comunque, ecco. Un compromesso 50-60 litri per una persona sugli 80 kg come me sarebbe poi ideale. Quindi, scusa. Quindi da dire, i litri delle tavole vanno in funzione all'abilità, e al peso e al vento, sicuramente. E al vento anche abbiamo la misura delle wing, no? Dei wing, abbiamo i diversi misure di piantoni, con tutti i diversi misure di idrofoil, quindi abbiamo dall'840 il più piccolo con ecco, poi non vogliamo entrare sul discorso asperrazio delle ali, quindi ci sono ali più panciute, più corte, che sono più facili da far partire, quindi parliamo di un asperrazio basso, e poi ci sono queste ali più performanti, più lunghe e più strette, che sono più performanti, più tecniche, che sono asperrazzi, considerano asperrazzi più alti. Questo sono più veloci anche, hanno più portanza anche. Comunque... Quindi ecco, diverse metrature di set idrofoil e anche diversi modelli wing, no? Sì, perché abbiamo Strike. Questo sono più swing per le onde, uno e gli altri per free ride, no Dani? Sì, diciamo che il swing è un modello con una curvatura, diciamo, un po' più piatta, quindi è un po' più potente, più facile da gestire, e mentre che lo strike ha una V un po' più accentuata, quindi un po' più curvati, e quindi hanno più manovrabilità e quindi un po' più advanced, chiamiamoli così. E questo sta dimostrando, come abbiamo visto nel video che tu aveva messo ora Vincenzo, che c'è gente facendo race anche, no? E dunque quando la gente inizia a fare race, inizia il disegno di nuova attrezzatura per il nuovo tipo, no? E questo è importante, perché questo racing, che io sono windsurfista, Daniele anche, io credo che questo anche avrà l'arnés, pronto, si userà l'arnés per fare più performance nell'acqua con il wing for queste cose. E Luciano sta usando il suo arnés per fare, come dice, board off, no? Queste cose anche.
Dunque credo che non ha finito l'evoluzione questo sport. Credo che siamo all'inizio, non posso vedere la camera qua, eccolo. Siamo all'inizio di questa, no? Sì, L'evoluzione credo sicuramente. che sarà enorme. E io mi ricordo che io ho iniziato tra poco a farlo, ho iniziato con una tavola che era orribile. E ora sono usando tavola che posso anche io, che sono, diciamo, un principiante. Sono lei che posso volare sempre, però non mi sale tutte le manovre. Posso darmi cuenta, no? Sì, Re accorgermi. accorgermi se un'ala è buona, se l'ala non è buona, se il wing è buono, se no, se il mastro o il piantone è troppo lungo, troppo basso. Dunque c'è un sacco da Evolvere, evoluzionare, no? evoluzionare evolvere, sì. Evoluzionare questo sport, sì. Però, Comunque, guarda. Mariano, non darla colpa al No, materiale, eh. no, 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 no. Sono io, sono Questione io. no, Sono io, non è sono come io. tu vorresti. Sono io, sono io. Però sto intentando. Daniele lo sa che vado, 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 provo, provo, provo. Ma tutti i giorni tu sai che io, la gente che mi conosce sai che non sono il meglio facendo le sport, però sì sono un rompe, tu sai cosa, per la tecnica dietro di tutto questo. E mi piace tantissimo vedere perché funziona così ogni cosa. Dunque, in questo sì sono buono. La verità che ho un feeling con l'attrezzatura che posso dire, si posso descrivere un po' se va bene o no, anche senza essere il Messi del wing o il Messi del kite o il Messi delle sport. Tu sai che Messi c'è sempre uno solo, in questo caso è il nostro team, è lui, e io sono il Dieci. Guardiola, tu sai, il direttore tecnico che puoi vedere se funziona o no. Comunque, grazie. Avevo una bella domanda da Max Piona che chiede se un centro kite Aikeo Pro a Vantaggi per diventare centro Aiwo e che caratteristiche ha il centro Aiwo. Questo lo risponderò io. Semplice, sì che ha vantaggi Metto che qua perché pesa. può diventare subito Aiwo Center, solo ha bisogno ovviamente di un istruttore Aiwo dentro del centro. Quindi qualsiasi centro Aikeo che mi ascolta, che c'è una persona, un istruttore di kite che fa wing, oppure uno che non fa kite, fa solo wing e fa un corso istruttore con questa gente, con Daniele, con Mariano, il centro diventa Aikeo Aiwo. Perché sono due organizzazioni diverse, anche se sono sorelle, ma diverse. Quindi ci sono adesso, ad esempio, adesso è in Olanda il corso che sta facendo Stefan Zatz, sono centro solo wing, che c'è gente, c'è anche questo ovviamente che esce. C'erano tanti centri come Daniele, che sono bravissimi su tutti questi sport, che ha la caverna dell'Alibaba là, con tutte queste tavole, vele, wing, fantastico. Ma ci sono centri che ormai cominciano a lavorare solo wing. E quindi per questo anche a questa avventura staremo con loro. Abbiamo nuovi commentari? No, non sono domande, sono saluti. E comunque stiamo arrivando all'ora di questo live, che era più o meno quello che volevamo fare. C'è qualcosa in più che volete dire, ragazzi, prima di terminare? Ma No, abbiamo parlato. siete benvenuti a provare questo sport prima, dopo questi ragazzi che sono interessati in fare la vita con qualcosa che le piace, diventarsi istruttore IWO, e per questo istruttore ICO che sanno fare wing, farlo, perché c'è un sacco di lavoro, anche noi qua in KTS abbiamo bisogno di istruttore. Per Wing, ci sono altre scuole che stanno domandando se abbiamo istruttore di Wing e la gente sa che la ICO ha fatto le cose bene, dunque sa che noi con la IWO faremo le cose bene. Dunque, non perdere l'opportunità, io credo che questa opportunità è importantissima, è un investimento per voi ragazzi che vogliono essere professionista in questo. Voi sapete che avete la nostra porta, la nostra scuola, la mia, la sua, la tua, la di tutte le IWO e ICO aperte per fare domanda, per venire a provare e imparare anche con noi, perché noi anche stiamo imparando.
Dunque, tutto il tempo, dunque, benvenuti. Alla grande Mariano, ma Daniele? Nient'altro da aggiungere, è stato un piacere. Cresciamo, come dice Mariano, tutti insieme. Davide, Toma, guarda, ciao Davide, come va? Scusa, amici, amici. È bello, sì. Quindi abbiamo questa opportunità adesso davanti con l'Ivo, diciamo di apprendimento a tutti i livelli, e quindi approfittiamo questa nuova avventura. Esattamente, io direi la stessa cosa, ragazzi, è una figata, è sempre un sport in più, ci sono le scuole che sono là per accompagnare, e più si fa in acqua, meglio si sta, e quindi io sempre consiglio di provare tutti gli sport, perché ci sono giorni che sono migliori uno, meglio l'altro, e termineremo con la frase di un signore che si chiama Daniele Olivieri, che ha detto durante questo live, che ha detto il wing, ragazzi, è la fusione di Via, tutti gli sport di acqua. Daniele Olivieri, bellissimo. vai Daniele Olivieri. Spontanea, così è uscita da sola, dai. Eh sì, ma a volte le più grandi frasi, questo me la segno. Sul prossimo manuale, stai sicuro che è, e anche magari la mettiamo sulla pagina io direttamente. E ragazzi, quindi qualsiasi cosa, informazione, noi siamo qua, l'IKEO IWO Office, per rispondervi. Andate sulla pagina www.ivointl.com e potete scrivere, c'è ovviamente la gente che sta qua lavorando per voi, per aiutarvi, e gente come Mariano in giro che vi risponderà a tutte le domande. Grazie Tarifa, grazie Cabarete, grazie Mondo, grazie Grazie, Italia. yeah, nos vamos a hacer wing. Ciao. Oh, adiós. Tutti.